Non ci credo, Franci mi ha regalato un viaggio per Barcellona. Oh mio Dio! Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Come avete passato il Natale? Io ho mangiato tantissimo. Ho iniziato dalla vigilia, che ho cenato dai miei suoceri, poi il giorno di Natale con la mia famiglia e in più ieri sera abbiamo festeggiato il Natale anche con Marta, perché era scesa giù a festeggiarlo con la sua famiglia. Comunque oggi sono qui per darvi una notizia importantissima. Prima di tutto aprirò i regali con voi, quindi vi mostrerò tutto ciò che ho ricevuto per Natale, ma voglio iniziare subito dal primo. Oh mio Dio! Guardate che cosa ho in mano, sono naturalmente biglietti dell'aereo finti stampati da Franci, perché parto per Barcellona! Raga, non ci credo ancora, non ci sono mai andata, ma adesso vi faccio vedere un attimo com'è andata quando ho aperto il regalo, perché io non ci credevo, vi dico soltanto che ho pianto. Cioè, ero troppo emozionata, ma poi non me l'aspettavo. E Franci mi ha sorpresa così. Vi lascio subito al video perché è un sacco emozionante. Ieri l'ho fatto vedere a Marta e pure lei si è emozionata con me, ha pianto. Perché lo so io? Perché mi riprendi? Ah, mi è sgamato. Sei in diretta. Perché mi riprendi? Io non voglio. No, ma è sgamato. Perché non lo metto così? All'inizio l'ho visto. Però è buono. E guardavo però guardavo la TV, come hai fatto a sgamarmi? Stavo guardando la TV. Ero così. Ma andiamo. Aspetta. Ok. Non voglio vedere subito. Allora sta passando il faggio. Oh, volevi cominciare a cucinare? L'impasto sta farina, vai. La farina. Bene, dai. Vabbè, però di marca. Dai, Francesco! Cioè, ma tu gli hai messo pure il fiocco. Hai aperto tutto? Sì. No. No, perché c'è la mia roba. L'ho già fatto. Non aprire la farina. Ho già levato tutto. Svuotalo, no? Cioè, svuota la scatola. A casa mia, svuotare vuol dire lasciare la scatola vuota. Aspetta. Ora l'ho vista. Questo cannone? Cos'è? No! No! Dai, piango! Ma facci piangere anche a noi! Parto per Barcellona! Ma posso andare a vedere... Grazie! Ma sono lei? Vuole l'hotel? Ma come vuole l'hotel? Ma per tutti e due? No, solo per Francesco! Allora, partiamo un po' più tardi del previsto. Piange, vale, Sto piangendo. Grazie. Ho avuto un déjà vu. Abbiamo girato. Dulli, andiamo anche noi. Dai, no. Figa, svegliamo. Perché tu mi dici che... No, ma per dire la casa di Gaudì. Tu lo sapevi. Mamma, tu lo sapevi. Tu lo sapevi. Io con lui. Tu lo sapevi. Ma... È stato troppo dolce, io ancora non ho realizzato veramente. Poi ha scelto proprio una meta in cui io non ci sono mai stata. Lui c'era già stato un po' di anni fa, tipo 5-4 anni fa. Ha detto che gli è piaciuta tantissimo e quindi ha deciso di portare pure me. Quindi devo già iniziare a prepararmi un bel itinerario con tutte le tappe e gli orari, che così è un viaggetto organizzato e riusciamo a vedere tante cose. Non vedo l'ora di partire, ormai manca poco, diciamo, mancano... non ve lo dico quando parto in realtà. Lo vedrete poi nelle storie, però sono troppo felice, grazie mille amore mio. Adesso dopo questo regalone passiamo subito agli altri, solo che questo qui dovevo dirvelo subito, cioè... è troppo. Iniziamo con i regali dei miei genitori. Sì, in realtà io non li ho aperti a Natale. Una settimana e mezza prima di Natale io avevo già addosso questi stivali, che sono bellissimi, mi piacciono un sacco. E proprio ne avevo bisogno, perché tipo quelli che ho qua a casa neri li ho distrutti. Gli altri li uso tipo per andare al parco con Chloe, perché ogni volta ritorno a casa che sono marrone o lei mi salta addosso oppure tutto infangato. Quindi gli altri sono da parco e questi li utilizzo per uscire. Oltre a questi, mi hanno regalato pure questo cappotto di Imperial. Scusa Chloe se ti sfioro col cappotto. È bellissimo. Non ho mai avuto un cappotto bianco perché ho sempre pensato, cavolo, ma si sporca, è troppo bianco. E invece
mi piace tantissimo, lo desideravo tantissimo e i miei genitori me l'hanno regalato. Sì, tra l'altro devo ancora scucire le tasche perché sapete che per non rovinarli le cuciono, poi uno quando lo compra se le scuce. Poi naturalmente me lo avrete già visto addosso nelle storie. Solo che devo stare super attenta a non sporcarlo, che sennò subito in tintoria. Poi passiamo al regalo dei miei suoceri. Allora, mi hanno regalato questa mantella molto ma molto calda. È morbidissima e mi piace un sacco. Ve la faccio vedere addosso. Guardate che bella che è. E tiene un sacco di caldo. Questa qui starebbe bene pure sul cappotto bianco. Quindi se magari devo andare in montagna in un posto molto molto freddo, metto sopra il giubbotto e mi riscalda sicuramente di più. Oltre a questa, cosa che non mi aspettavo, mi hanno fatto un altro pensierino. Allora, ah no, certo, ho sbagliato, non era questo. Infatti quando ho visto la scatolina ho detto, ma come, un altro regalo? Raga, guardate che bello, sono due orecchini e un braccialetto. Ma al mio compleanno mi hanno regalato la collana e l'anello, sempre di questo stile, sono uguali, quindi diciamo che ho tutto il completo. E tra l'altro li ha presi qua a Roma in un negozio che si chiama Desiree, in cui ci sono delle cose veramente bellissime, vi consiglio di passare. Poi c'è un'ultima cosa, perché non è ancora finita, pensierino per me e Francis, sempre da parte dei genitori di Fra. Ci hanno regalato questa cornice con all'interno la nostra foto. Questa foto l'abbiamo scattata a settembre quando abbiamo avuto il matrimonio della cugina di Franci giù in Calabria. Eravamo bellissimi, raga. Cioè, guardate come eravamo vestiti bene. Bellissima. Grazie mille. Mi sono dimenticata un'altra cosa che mi avevano preso i miei genitori. Tovaglia a bordo di Natale. Vi ricordate che nel video dello shopping natalizio che avevo fatto, penso settimana scorsa, vi avevo mostrato una seconda tovaglia che era proprio questa e mica mia mamma me l'ha comprata. Cioè lo stesso giorno che ero andata con Franci, lei è andata tipo 2 ore prima di noi e mi aveva comprato questa. Si vede proprio che siamo mamma e figlia, stessi gusti. Passiamo al regalo di Luca e Marta. Quanta carta c'è. Io non ci credo, la adoro tantissimo. Mi hanno preso la borsettina di Victoria's Secret stile Prada, perché questa qui diciamo che è la forma della tipica borsetta di Prada. È stupenda. Naturalmente la utilizzerò così, poi vabbè, se dovrò andare in giro, stare in giro tante ore a passeggiare, a vedere cose, la metterò con la tracolla. Però diciamo che questa borsa normalmente si porta così. Bellissima, mi piace un sacco, guardate. Poi con la V di Victoria's Secret, che pure la V di Valentina, perfetta. Grazie mille amori. Poi abbiamo questo, è un regalo di Amazon. Allora vi spiego in breve questa cosa. Praticamente tempo fa avevo fatto la lista desideri di Amazon, solo che l'ho messa per tot ore e poi ho deciso di non farla più. Non mi ricordo il perché, non l'ho più fatta. In quelle poche ore il mio amico Christian è riuscito a comprarmi il regalo, a farmi il pensierino, cosa che io proprio non mi aspettavo, perché mi è arrivato questo pacco e ho detto a mia mamma: mamma, ma mi hai comprato qualcosa a te dalla lista dei desideri? Perché l'anno scorso l'avevo fatta, l'avevo tenuta tipo su 3 giorni e mamma aveva comprato delle cose, solo lei mi aveva regalato delle robine. E quindi quest'anno ho pensato che era stata ancora lei a farmi i regali, e invece no. Un regalo da Christian. Appena ho letto Christian ho detto no, dai, non ci credo. Ciao Vale, so che non ti aspettavi un regalo da me. Ecco qua il tuo regalo di Natale da Christian. Ma amore, giuro che proprio non me l'aspettavo. E grazie mille. Adesso vi faccio vedere subito il contenuto. Io lo so già perché l'ho aperto prima. Ma vi rendete conto? Il cappellino di Calvin Klein. Ma non pensavo che qualcuno lo prendesse. Invece tu. Guardate come mi sta. È bellissimo. Oh mio Dio. Grazie mille, Cri, mi piace tantissimo, cioè. Mua. Passiamo ai prossimi regali. È arrivato il momento dei regali del nostro migliore amico Iram. Guardate, mi ha regalato un braccialetto di Guess.
guardate che bello, molto ma molto fine. Poi apposta per me che ho un polsino proprio piccolissimo ed è bellissimo, mi piace un sacco, ma anche da lui non mi aspettavo niente. Poi io non voglio che sta a spendere soldi per me, cioè ogni volta gli dico: Ira, mi raccomando, non spendere troppi soldi. Ed è arrivato qui con 3 regali. Oltre a questo mi ha regalato, questo vabbè sia per me che per Franci, raga è bellissimo. Si può mettere pure senza musica, però vabbè, con la musica ha il suo fascino. E adesso arriva la parte divertente del regalo di Iram. Apro l'altra confezione e vedo questo. Però al posto di andare avanti ritorno indietro con gli anni. Mica mi ha regalato il laboratorio dei saponi profumati. Quindi diciamo che queste sere le passerò a creare saponette profumate. È bellissimo, il fatto è che ci metteremo a giocare insieme. Anche se siamo cresciuti, però alcune cose sono belle. Cioè, tipo quando ero piccolina io non c'era il laboratorio dei saponi. Però comunque, raga, è un gioco anche un po' per grandi, perché bisogna essere accompagnati da un adulto. Poi comunque vi farò vedere il risultato delle mie saponette. Grazie mille, Ira. Altro regalo bellissimo. Quest'anno solo regali stupendi. Questo l'avete già visto su Instagram. Il cugino di Franci. Mica ci ha regalato lo zerbino di Chloe. Aloha bitches. Con la sua faccina. Solo che è troppo bello e io e Franci abbiamo deciso che non lo utilizzeremo mai come zerbino, perché guardate come posso pulirmi i piedi sul mio cane, cioè, ma poi su questo tappetino bellissimo. Infatti lo teniamo tipo all'ingresso della nostra camera. Avevo pensato di metterlo tipo sotto alle ciotole di Chloe, solo che poi Chloe quando beve fa un casino e secondo me lo rovinerebbe tutto. Grazie mille, Simo. E infine c'è un ultimo pensierino che però a casa dei miei genitori me l'ha regalato l'ex collega di mia mamma. Mi ha regalato un'altra cornice d'argento bellissima. Non ho la foto però, mi dispiace. E niente, quindi volevo ringraziare tutti per questi regali bellissimi. Ma soprattutto devo ringraziare Franci perché mi ha fatto un super regalo. E non doveva, mi sento un po' a disagio perché è troppo. Cioè, che emozione, raga, non vedo l'ora di partire. Vi terrò aggiornati, naturalmente anche a Barcellona vi mostrerò un po' tutte le cose stupende che ci sono e quindi registrerò qualche video. Adesso vi saluto, devo un po' sistemare casa, devo portare giù la fessacchiotta. Spero di non essermi dimenticata nessun altro regalo, non so se li ho mostrati tutti. Spero che abbiate passato un bel Natale e vi mando un bacione grande grande. Ciao raga!